Storia di Claudia. Ho subito violenza psicologica ed economica per tutta la mia vita. Una sera una risposta non è stata gradita. Pugni e schiaffi ripetutamente sulla testa e sul volto. I carabinieri sono intervenuti, hanno parlato con mio marito ma non hanno capito. Però mi hanno inviata al centro antiviolenza. È stata una parentesi di conforto, mi sono fidata e sentita meno sola. Mio marito non ha insistito perché tornassi a casa. L'ho fatto io stessa, da sola, dopo 3 giorni. L'ho fatto perché non voglio disturbare nessuno e poi ho bisogno della mia casa, delle mie cose. È difficile denunciare perché diciamo che non è una cosa che a noi donne viene così spontanea. Per una persona anziana è molto più difficile, secondo me, perché si sente ancora più ricattata, perché dove vai, cosa fai, non hai uno stipendio, non hai niente. Una donna giovane, battaglia, lotta magari anche per arrivare, poi non è detto che sempre ci riesca. Mentre una donna anziana è molto più fragile, molto più debole, secondo me. La sera mi chiudo in camera e dormo da sola. Per i colpi ricevuti mi sento spesso confusa, lui se ne approfitta. Fa sparire le mie cose. Vuole farmi credere che sto perdendo la testa. L'operatrice del centro mi dice di affittare un appartamento, di trasferirmi dai miei figli. Anche loro sono cresciuti in un clima di durezza e maltrattamenti. Hanno già sofferto troppo e non voglio pesare su di loro. Mi hanno perdonato per una vita non scelta. Anche se non sono al sicuro, non posso lasciare la mia casa.